Ora vedremo l'applicazione della pittura Pink Kaolin rispettando la diluizione corretta. Apriamo la latta nuova. Versiamo mezza latta in un'altra latta in modo da fare la diluizione corretta, che è il 40% di acqua nella prima mano e il 30% nella seconda mano. In mezza latta aggiungiamo 2,8 litri di acqua e poi andiamo a girare, l'ideale con un mixer per avere la giusta miscelazione omogenea. È una diluizione superiore al normale perché la Pink Kaolin, per la sua formulazione, riceve più acqua del normale. Ultimata la miscelazione, praticamente siamo pronti per applicare la prima mano. Applicheremo su una parete, questa che vedete in video, profilando con il pennello, un pennellotto 3x7 di misura, per poi rullare con un rullo pelo raso la parete. Prima si fa tutta la profilatura tra il soffitto e la parete, sulla parete stessa, sul battiscopa, intorno agli interruttori, intorno alle porte, intorno a tutte quelle cose che sono da contornare, per poi dopo andare a rullare nella superficie più grande. Ora iniziamo la rullatura con un rullo in microfibra pelo raso. Con questa rullata abbiamo ultimato la prima mano. In realtà, per la copertura che ha questo prodotto, sarebbe una parete finita, ma noi, per vedere il ciclo corretto ma soprattutto classico, andiamo a dare una seconda passata appena sarà asciutto. Adesso diamo la seconda ripresa di prodotto. In realtà non ci sarebbe da dare nessuna mano perché è già un bianco perfetto, ma per completare il ciclo nelle condizioni classiche facciamo questa operazione. Abbiamo preso la rimanenza dell'altra mezza latta, dunque mezza latta l'abbiamo utilizzata per la prima mano, anche se ne è avanzata parecchia, non abbiamo consumato quasi niente, però per vedere la diluizione. Adesso nell'altra metà aggiungiamo 2,1 litri di acqua, cioè il 30%. Abbiamo 7 litri di pittura più il 30%, sono 2,1 litri. E adesso andiamo a miscelare e a applicare. Misceliamo sempre con l'agitatore per avere proprio la massima omogeneità del prodotto. Abbiamo ultimato la seconda passata, le ultime rullate. E questo è il lavoro finito. Ringrazio Spinolo Maurizio del suo lavoro, del suo operato. Spero che questo video sia stato un pochettino d'aiuto per chi voleva saperne di più sulla diluizione e sull'applicazione di una parete semplice applicata a rullo e profilata a pennello. Grazie, ciao a tutti.